Ok, perché spesso ti dico che devi imparare a stare da solo, eccetera, eccetera, eccetera. Praticamente l'idea è quella di imparare a coltivare quelle che sono le tue idee principali, le tue passioni. Ora, una volta che queste diventano così presenti nella tua vita, è come se tu ti sposassi con queste. Quindi ti sposi con la tua passione, ti sposi con la tua idea, che non deve essere il lavoro, a meno che il lavoro non è qualcosa che ami fare. Perché è chiaro che c'è anche chi non ama il proprio lavoro, in quel caso deve uscire fuori e trovare altre passioni che gli arricchiscono la giornata. L'idea è proprio quella di metterti insieme alle tue passioni. In questo modo non applicherai quella ricerca disperata di un partner o comunque di una persona che deve essere sempre presente all'interno della tua vita. Ecco perché imparare a stare da solo poi diventa la chiave per selezionare il miglior partner possibile o comunque un partner funzionale.